Ormai sono passati più di 50 anni da quando l'uomo avrebbe messo piede sulla Luna. Nonostante è un evento storico a cui ormai nessuno di noi ci pensa più, è comunque importante portare alla luce tutti i dubbi e le controprove della versione ufficiale. Come più volte dimostrato nei video precedenti a riguardo, credere allo sbarco sulla Luna è una scelta puramente ideologica e quindi saper riconoscere quando si sta credendo ad un evento solo per motivi che vanno oltre l'effettiva veridicità è importante per ognuno di noi. Infatti, su questo canale potete trovare una serie di video che mettono in seria discussione l'attendibilità dell'evento. Nel video intitolato "Non ci sono prove" abbiamo messo in seria discussione tutte le prove concrete a sostegno degli allunaggi, come le rocce lunari. E addirittura nel video intitolato "Chuck si gira sulla Luna" abbiamo dimostrato come sono proprio le famose foto lunari a dimostrare la falsità delle missioni Apollo. Prima di cominciare, quindi, invito tutti ad iscrivervi a questo canale in modo da poter tranquillamente recuperare tutti i video precedenti e non perdere quelli nuovi in arrivo. In questo video, tuttavia, useremo un approccio diverso, ovvero useremo la mancanza di prove per dimostrare la falsità delle missioni Apollo con sbarco sulla Luna. Per quanto possa sembrare un procedimento senza senso, presto prenderà una piega sconvolgente che ci dimostrerà, ancora una volta, l'enorme cospirazione che ruota attorno a questo argomento. Cominciamo parlando con uno dei protagonisti assoluti delle missioni Apollo. Senza di esso, l'uomo non sarebbe mai stato in grado di raggiungere la Luna, almeno secondo la versione ufficiale. Stiamo parlando del Lunar Excursion Module. Il modulo lunare Apollo, o LEM, è il lander della navicella spaziale Apollo utilizzato nell'ambito del programma spaziale americano Apollo per trasportare gli astronauti sulla superficie della Luna. Il suo compito era quello di far atterrare sulla Luna due dei tre membri dell'equipaggio della navicella Apollo con attrezzature scientifiche, permettendo loro di restarvi per oltre 75 ore prima di decollare. C'è poco da discutere. Si tratta di un elemento fondamentale per le missioni Apollo e, come volevasi dimostrare, qualsiasi cosa sia importante per le missioni Apollo ce l'ha dei misteri molto oscuri. Il LEM è stato costruito dalla Grumman Aircraft Engineering Corporation e tutti i dettagli tecnici e strutturali come peso, dimensioni e volume di ogni suo componente si può facilmente trovare in rete, come sulla stessa Wikipedia per esempio. Ma c'è un grave problema a riguardo. Nessuno può dimostrare in modo definitivo se queste specifiche tecniche sono quelle del vero LEM che è partito per la Luna. Qualcuno di voi ora starà sicuramente pensando: ma com'è possibile affermare una cosa del genere? La risposta è semplice quanto sconvolgente. La Grumman ha letteralmente e intenzionalmente distrutto tutta la sua progettazione dell'LEM dopo la sua costruzione. Questo significa che nessuno può dimostrare se tutti i vari pezzi sono stati costruiti secondo il progetto originale. Nessuno può dimostrare le reali dimensioni e pesi dei vari componenti interni. Insomma, nulla di nulla. Ma forse la cosa più assurda è la motivazione ufficiale dietro a questo fatto sconcertante. Leggiamo questa vecchia intervista a riguardo presente sul sito Clavius, un importante sito di debunking a favore degli sbarchi sulla Luna. La Grumman mi ha detto che tutti i documenti sono stati distrutti. Sono rimasto sbalordito. I documenti storici dell'LEM sono stati distrutti? Perché? Non avevano risposte. Volete la risposta? La Grumman è una società di ingegneria aerospaziale, non un museo. Non ha voluto conservare i 100.000 metri cubici di documentazione di progetto a sue spese. Avete capito bene? Siccome tutti i documenti di progettazione occupavano troppo spazio, hanno semplicemente deciso di buttarli via, con la stessa nonchalance di come facciamo noi quando ci ritroviamo una marea di scontrini inutili nei nostri portafogli. Questa giustificazione è assolutamente ridicola e assurda, perché stiamo parlando del mezzo più avanzato mai costruito dall'uomo, un veicolo capace di trasportare con sicurezza uomini nello spazio. Qualsiasi cosa sia collegata all'LEM ha un valore enorme per storici e collezionisti, quindi figuriamoci i suoi progetti originali.
Per quanto è vero che avere tonnellate di progetti sia molto ingombrante e dispendioso, buttarli non è certo la soluzione migliore. Ad esempio, si poteva benissimo scannerizzarli per ottenere una loro copia digitale almeno. Oppure, ancora meglio, visto che la Grumman non è un museo, perché non donarli appunto ad un museo? Potevano benissimo anche venderli. I musei avrebbero ucciso pur di avere i progetti originali dell'EM da mettere in esposizione. In questo modo, la Grumman avrebbe sia risolto il problema di spazio, sia guadagnato notevoli cifre, ma invece ha deciso bellamente di fregarsene mandando tutto al macero. Questo significa che qualsiasi dato tecnico o progetto dell'EM potrebbe essere completamente diverso da quello originale, anche perché di sicuro nessuno andrà mai sulla Luna con matita e righello a prendere le effettive misure. Adesso quindi ci dobbiamo chiedere come mai è stata presa una decisione così assurda, e la risposta ha effettivamente molto senso se consideriamo reale il complotto lunare. La Grumman ad un certo punto del suo lavoro ha detto: «Ok, qui mi sa che abbiamo un problema. Questo LEM fa schifo e non si regge nemmeno in piedi. Dobbiamo passare al piano B», dove per piano B si intende inscenare il tutto. Se i progetti originali fossero ancora disponibili, chiunque potrebbe prendere i dati di progettazione per poi usarli in una simulazione al computer e capire effettivamente se il LEM era in grado di compiere un viaggio spaziale. Evidentemente, la Grumman alla fine ha capito di non essere in grado di realizzare un mezzo funzionante entro quelle tempistiche, quindi ha dovuto eliminare qualsiasi progettazione in modo che nessuno poteva verificare lo stato pietoso dei lavori. In poche parole, ancora nessuno può concretamente dimostrare se il LEM era in grado di compiere un viaggio nello spazio perché i suoi progetti originali sono stati distrutti. Questa necessità di distruggere le prove scomode per evitare problemi diventa ancora più evidente se analizziamo il caso della misteriosa scomparsa dei nastri originali delle missioni Apollo. Questi nastri non solo raccoglievano tutte le immagini fatte sulla Luna, compresa la famosa camminata di Neil Armstrong, ma anche tutti i dati telemetrici come battito cardiaco degli astronauti al loro interno, coordinate nello spazio, stato di operatività dei computer di bordo, eccetera. La scomparsa di questi nastri era così assurda che ha causato un vero e proprio shock mediatico all'epoca. Il fatto che è stata proprio la NASA a perdere le informazioni del momento più importante della sua carriera ha creato così scalpore che vari giornalisti hanno iniziato ad investigare e a chiedere chiarimenti. Sentiamo ad esempio cosa ci dice a riguardo Eugene Kranz, ex direttore di volo della missione Apollo 11. I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. But your own research has shown the telemetry data is missing. That's right. Anche David Williams, colui che gestisce l'archivio della NASA presso il Goddard Space Center nel Maryland, ci dà una risposta altrettanto imbarazzante. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Quindi ci troviamo davvero ai limiti del ridicolo. Come diamine è possibile perdere i nastri originali dell'evento più importante dell'intera umanità? La risposta meriterebbe il premio Nobel per la stupidità, ed eccola qui. I ricercatori scoprirono che purtroppo i nastri originali del segnale SSTV non modificato della missione furono formattati e riutilizzati dalla NASA nei primi anni 80, molto probabilmente per il programma Landsat. E ora tenetevi forte. Ciò fu secondo le procedure della NASA, dato che a quel tempo non avevano ulteriori nastri da poter utilizzare. Avete capito bene? La NASA ha perso il nastro originale della missione Apollo 11 perché ci ha registrato sopra. Ora però è importante precisare che la scomparsa dei nastri originali non causa alcun problema per le immagini in sé, perché sono state successivamente esportate su altri formati, ed è per questo che è comunque possibile vedere la famosa camminata di Neil Armstrong anche senza i nastri originali. Ma allora dove sta il problema?
Il problema è che nei nastri originali, come detto poco fa, c'erano anche importantissimi dati tecnici e scientifici, come ad esempio la telemetria del LEM. Con quei dati si sarebbe potuto sapere con precisione la posizione degli astronauti nello spazio in un determinato momento. Quindi si poteva effettivamente dimostrare se gli astronauti erano davvero arrivati sulla Luna o stavano semplicemente orbitando attorno alla Terra, come la teoria del complotto suggerisce. Un altro dato importante, ormai perduto, sono i battiti cardiaci degli astronauti. Poiché i momenti dell'atterraggio e del decollo dovevano sicuramente essere di massima tensione, indipendentemente da qualsiasi addestramento, analizzare il battito cardiaco degli astronauti sarebbe stato molto utile per sostenere la veridicità dell'evento. Perché se nel momento dell'atterraggio o decollo gli astronauti avessero avuto lo stesso battito cardiaco tranquillo di chi sta ordinando una pizza al telefono, significa che c'è qualcosa che non va. Insomma, si trattava di prove assolute che potevano benissimo essere sbattute in faccia a chiunque aveva dubbi sulla veridicità delle missioni Apollo. Invece questi dati fondamentali sono stati incredibilmente cancellati per fare spazio a cose sicuramente meno importanti. Forse perché se qualcuno avesse effettivamente controllato quei dati avrebbe dimostrato la grande messa in scena? Troppo comodo nascondere le prove scomode e mostrare solo quelle utili alla propria causa, vero? Quindi chi vuole può liberamente credere che tutte queste prove, dai progetti dell'EM ai dati telemetrici, sono andati distrutti semplicemente perché occupavano spazio o non servivano più. Nonostante c'erano infiniti modi diversi per risolvere questi problemi, ma sta di fatto che è evidente che si sta nascondendo qualcosa di scomodo. A volte è proprio la fortunata perdita di una prova a dimostrare la falsità di un evento. Tuttavia, bisogna precisare che questo video non deve essere considerato come la prova fondamentale e indiscutibile che gli allunaggi siano stati una grande messa in scena. Ma questo video, insieme a quelli precedenti, deve far sorgere ad ognuno di voi almeno dei dubbi razionali sull'evento. Ognuno di noi deve poi liberamente darsi le proprie risposte, in modo autonomo, perché, come dico spesso su questo canale, un conto è credere a ciò che ci dicono, un conto è credere a ciò che è successo. Se il video ti ha fatto riflettere o hai trovato interessante, lascia un like, condividilo ed iscriviti al canale. Inoltre, se vuoi approfondire altri misteri e cospirazioni, segui la pagina Instagram di Settore Zero. Link in descrizione. Grazie per la visione ed attenzione.